Una buona serata, benvenuti. Decimo appuntamento con Proteramo, la rubrica di un'ora dedicata interamente ai colori biancorossi. Questa sera la passeremo insieme per cercare di capire quali sono le prospettive della formazione di Paci, che adesso è terza in graduatoria dopo il pareggio di domenica pomeriggio contro la Virtus Francavilla, che arriva dopo la sconfitta di Terni. Ma è evidente che adesso ci proiettiamo verso la volata finale, quella che ci porterà poi sino alla pausa di Natale, perché di pause al netto del Trapani le squadre di Lega Pro praticamente non ne hanno fatte. E peraltro la proposta di interrompere il campionato per permettere i recuperi che aveva avanzato il presidente della Lega Pro Ghirelli pare non essere all'ordine del giorno, mentre per esempio in Serie D c'è stata, e poi vi daremo conto anche del nuovo protocollo per i dilettanti. Ma chiaramente questi sono argomenti collaterali, noi siamo qui per parlare di Teramo. Do innanzitutto il benvenuto a voi, che qualora vogliate scriverci al 392-63-7060 vi risponderemo alle vostre domande, alle vostre curiosità. E poi do la buona serata, oltre che a Maurizio Daguin regia, sul tabellone luminoso, anche ai miei tre compagni di viaggio, Francesco, Ani e Andrea. Ciao ragazzi! Salve, salve a tutti, ciao! Sera. Allora, cominciamo subito perché il pareggio di domenica pomeriggio ci restituisce questa classifica. Peraltro sono tanti i recuperi, sono 7 i recuperi ancora da giocare, 4 di questi si giocheranno domani pomeriggio, poi ve li faremo anche vedere. Ternana 33 punti, che l'ha sfangata sabato pomeriggio sul campo della Vibonese, che sarà il prossimo avversario del Teramo al Bonolis domenica pomeriggio. La sfangata non senza qualche problema, anzi più di un problema. Peraltro io e Francesco ci siamo sentiti e mi ha detto: hai visto che la Ternana poi in effetti ha dovuto soffrire le pene dell'inferno a Vibo Valentia? In effetti è stato così. Il Bari ha vinto quello che possiamo definire uno scontro diretto di alta classifica con il Catanzaro. Il Teramo muove la sua classifica di un punto, sale a 24, poi c'è la Turris a 20, Catanzaro a 19 e poi via via tutte le altre fino ai 5 punti della Cavese, che ha visto nelle ultime ore l'addio, dopo quello di qualche settimana fa di Giacomo Modica, anche di Peppino Pavone, che dunque non ricopre più alcun incarico all'interno della società Blu Fonse. Alla luce di questa classifica, Francesco, io vado un po' sul, faccio un po' l'avvocato del diavolo, e assomiglia un po' di più questa classifica alla reale consistenza del Teramo in questo campionato? Beh, possiamo dire di sì, ma possiamo dire anche che il Teramo è andato oltre ogni più rosea previsione. Però adesso ovviamente tutti si aspettano che confermi nelle prossime settimane. Per adesso, fino le partite che mancano fino al riposo per il Natale e fine anno, confermi il Teramo tutto quello di buono che ha fatto sin qui, i miglioramenti che si augura e che auspica, per i quali lavora il tecnico Paci, la crescita, la conferma di molti giocatori e la crescita di quelli che magari sino ad oggi hanno reso, diciamo, un po' meno rispetto ad altri compagni. Credo che ci sia solo da essere più che soddisfatti. Terzo posto in classifica, ad appena un punto dalla seconda, la Ternana che sembra sempre più destinata ad un campionato di vertice, a sé, se vogliamo, vedremo comunque nelle prossime settimane. Il Teramo che nelle prossime due partite si gioca molto delle possibilità di arrivare poi seconda o terza alla pausa del campionato. Due posizioni che illuminano la stagione. Ragazzi, vi propongo la stessa domanda e questa più o meno adesso, al di là del fatto che sia un'annata che è partita molto bene, Ani e poi Andrea, la terza posizione, terza, poi può essere quarta, può essere seconda, noi ovviamente ci auguriamo che arrivi più in alto possibile, però chiaramente probabilmente quello sarà il range di classifica, assomiglia un po' di più a quelle che sono le reali potenzialità di questa squadra, che diciamocela tutta, prima del bivio di Terni aveva fatto sperare addirittura in qualcosa di più.
Probabilmente sì, ma non più che altro per l'11 titolare, ecco, mi verrebbe da dire, più che altro per i ricambi che magari Bari e Ternana hanno in panchina e che il Teramo in questo momento non ha nello stesso numero, ecco, magari li aveva fino alla passata stagione, fino alla scorsa estate, poi è stata applicata una politica di spending review, per così dire, alcuni di quelli che magari potevano rappresentare dei cambi validi in panchina, non perché quelli attuali non lo siano, però si è puntato su una politica un po' più giovanile ed è chiaro che a livello poi di esperienza, a livello di capacità di lottare in momenti cruciali della stagione per un campionato, magari ai giovani questa caratteristica manca. Poi ben vengano le sorprese nel caso dovesse essere ovviamente. Però sulla carta sì, terza, quarta, quinta posizione, insomma, poi sarà alla fine della stagione a dirlo. Ma non è mai neanche detto per i primi due posti, però se uno va ad analizzare la rosa del Bari, la rosa della Ternana, la rosa del Teramo, in questo momento la classifica fotografa la situazione reale delle squadre, dei giocatori. Ripeto, non per l'11 titolare, perché alla fine il Teramo ha quasi lo stesso 11 della passata stagione, ma per quanto riguarda la panchina. Andrea? Sì, per quanto mi riguarda, detto che la Ternana in questo momento mi sembra ingiocabile, fuori portata, come anche detto lo scontro diretto, si potrebbe in questo momento pensare al secondo posto, però secondo posto al momento c'è il Bari che come organico, anch'essa è una squadra che è ingiocabile, anche se in campo lo dimostra molto meno rispetto alla Ternana. Ritengo che alla lunga sarà un duello tra Ternana e Bari. Non penso che la Ternana, che ora è sicuramente la squadra migliore, abbia chiuso il campionato. C'è margine, c'è un altro scontro diretto al ritorno, anche se si giocherà a Terni. Poi il Bari ha margine di crescita, quindi ci sarà da vedere. Quindi il massimo in questo momento sembra un secondo posto, ma bisogna fare un miracolo. Devo dire che già se probabilmente. Parlo non come se fossi l'allenatore del Teramo, che sicuramente vorrà fare di più e sarà ambizioso. Io direi che un terzo posto in questa stagione andrebbe firmato e strafirmato. Detto questo, io ho già detto e sono convinto che il Teramo ha dei margini di miglioramento. Magari se ci sarà la possibilità di fare degli aggiustamenti anche nel corso della campagna rafforzamento, però anche se in questo momento Catanzaro e le altre sono un filo attardate, ma data la portata di Catanzaro, Palermo e tutte le altre squadre a ridosso, per non parlare dell'Avellino, un terzo posto sarebbe un grande, grandissimo piazzamento. Quindi quello al momento mi sembra a lungo andare l'optimum per questa squadra. Tutte le critiche che vari opinionisti esprimono nelle varie trasmissioni piano piano vengono smentite dai fatti. Vedi la critica per il non rinnovo al portiere Tomé. I fatti dicono che la società ha scelto bene, ha risparmiato 50.000 euro e sta valorizzando un suo atleta, Lewandowski. Ovviamente tutti vogliono una punta di valore, ma non sanno dove trovarla. I costi sono proibitivi per il momento che attraversiamo. Io spero nel recupero di Minelli e poi chiedo a Dania. Di Minelli, difficile però ci dice, ma sarebbe oro colato per il Teramo. Ci scrive Piero che salutiamo. Minelli, Ania, come sta? Peraltro è stato anche tema di discussione, una domanda nel pre-gara prima di Virtus Francavilla Teramo, le condizioni di Minelli. A pace, ovviamente. Minelli ormai vorrei dire che è infortunato a fasi alterne da quando è arrivato a Teramo, purtroppo non si è mai visto appieno il reale valore del giocatore fin dalla scorsa stagione, vuoi per dei guai muscolari, vuoi per guai articolari, insomma. Il Teramo non ha mai avuto davvero Minelli, ma il Minelli che magari aveva la Fiorentina prima dell'infortunio alla caviglia che gli è costato anche una stagione di stop. Quindi io penso che Minelli stia ancora cercando quel Minelli di quella stagione di 2 o 3 anni fa,
e il Teramo aspetta Minelli, ma non so quanto ancora possa aspettarlo. È vero che c'è un contratto fino al 2022, però io insomma farei forse dal di fuori anche valutazioni per quanto riguarda il mercato di gennaio, cioè se il giocatore è pronto magari e non rientra nei piani di Paci per la seconda parte di stagione, avendo un contratto fino al 2022 magari si potrebbe anche pensare di girarlo in prestito e provare poi a intervenire nel reparto avanzato con un altro rinforzo. Ma adesso io vado per logica, per ragionamenti, perché poi non so quanto effettivamente il Teramo voglia investire nel mercato di gennaio e quali possano essere magari i movimenti in uscita. Però Minelli è un po' un punto interrogativo da diversi mesi, ha fatto vedere poco, suo malgrado, e malgrado anche ed è un peccato anche per il Teramo, che insomma ci ha investito con un triennale. Ma se stesse bene, dove giocherebbe Minelli? Sarebbe probabilmente un giocatore, a sinistra o centrale dei tre, un cambio, alle spalle un della cambio, punta. Quindi un cambio, però a livello di cambi comunque io non penso che Di Francesco o Kappa abbiano particolarmente demeritato, non hanno il profilo da titolare, però da riserve chiamati alla bisogna hanno anche risposto positivamente. Io penso che stare ad aspettare ancora Minelli, mi fa piacere che c'è ancora qualche tifoso che pensa ancora a Minelli, però Minelli è stato visto in campo come una meteora lo scorso anno e tuttora non c'è. Però sì, probabilmente se si continua a pensare ancora che Minelli possa essere utile, perché lì davanti qualcosina in più francamente si può fare. Probabilmente non delle caratteristiche di Minelli, però. Sì, appunto, ma dico, se si pensa ancora a Minelli è perché lì davanti c'è l'idea che questa squadra possa essere migliorata, al di là della discreta stagione di Pinzauti, dell'inserimento certo, ancora in corso di Bonino. Però se si pensa ancora a Minelli, io penso che ormai adesso si punta anche Gerbi. Sì, anche Gerbi, certamente, perché, anche Gerbi. Perché per cercare magari una via del gol un po' più, in maniera un po' più costante, è chiaro che i tifosi pensano: non abbiamo Minelli, ok, aspettiamo Minelli. Non abbiamo avuto Gerbi, ok, aspettiamo Gerbi, che è lecito. Però poi è da vedere sul campo, certo, effettivamente, l'apporto di questi giocatori. Oh, intanto ci hanno scritto, giustamente, la Ternana ha dimostrato a Vibo Valencia che quando vuole, anche con un attaccante come Vantaggiato, che insomma comincia ad avere i suoi anni, può vincere quando vuole. Caro Presidente, cosa ci fai con Di Matteo, Minelli, Birligea, Celentano, Trasciani, Lucio Battisti? Per non parlare che... Chi è Lucio Battisti? Vabbè, per non parlare che Mungo e il calcio, mi viene da ridere. Vabbè, poi ne parliamo, perché peraltro invece sulla nostra diretta... Jacopo, scusami. Sì, sì, aspetta, Francesco. Una domanda a te, ma sì, puoi rileggere attentamente, perché già ho capito il tema di quel messaggio, o lo rileggerai tra poco? Perché noi devo rispondere subito. Chiedo a Maurizio subito, se me lo ripropone. Perché poi peraltro sotto la nostra diretta Facebook Silvano ci ha scritto su Di Matteo, e quindi poi rispondiamo. Presidente, cosa ci fai, immagino, con Di Matteo, Minelli, Birligea, Celentano, Trasciani... Lucio Battisti, che continua a non capire, per non parlare che Mungo il calcio, mi viene da ridere. Vabbè, Mungo intanto è un buon giocatore, non sta rendendo forse per quello che tutti si aspettano. Secondo me invece sta giocando bene. Magari mi prenderò gli insulti di tanti, ma secondo me sta giocando molto bene. Decisamente molto meglio di altre prestazioni, decisamente molto buona la prestazione di Costa Ferreira, sì, molto, domenica scorsa. Ma come, cosa ci fa? Quella vuole essere una domanda, come vogliamo dire, ironica e polemica. Poi dici che gli ironici no, polemici, nel senso, sono i, no, io non avevo capito Lucio Battisti. Io la vedo così, sì, com'è che ci vuoi fare? Stanno in panchina all'occorrenza, l'allenatore quando li ritiene opportuno li utilizza, punto. Allora, attenzione che questo Paolo ha mandato un messaggio interessantissimo. Buonasera, poi rispondiamo anche a Silvano. Buonasera a tutti, vorrei fare delle analogie con le dovute proporzioni con il campionato di Serie A. Il Bari sembra l'Inter, grosse potenzialità inespresse. E il Teramo come il Milan senza Ibrahimovic, la Ternana come la Juve con tanto di periodo di blackout. Innanzitutto faccio i complimenti a Paolo per la fantasia. Lui ha sempre questo doppio binario Serie A Lega Pro, e quindi comunque gli facciamo i complimenti per la fantasia. Ma vi ritrovate in questa descrizione? Francesco, ti ci ritrovi? Il Teramo è come il Milan senza Ibrahimovic, gioca bene, però magari con Ibrahimovic è meglio.
Ho capito, però adesso ha vinto le ultime due partite, tre partite senza Ibrahimovic. Infatti tutti quanti parlano adesso che il Milan ha maggiori credenziali per restare nella zona, nelle primissime posizioni. Il Milan è primo, il Teramo no. Però le similitudini, con un po' di fantasia, di buona volontà e di ottimismo, ci sono, ci stanno, sì. Certo. Simone ci scrive... Buona... Juve. Com'è? Non sulla Ternana e la Juve, che non occupano la stessa posizione in questo no, momento. No, certo, certo. Ma anche il Teramo e il Milan occupano la stessa posizione. Va bene. Ragazzi... Aia, rispondiamo a Silvano che ci ha scritto: possibile che Di Matteo è totalmente scomparso? Ne avevamo parlato anche la settimana scorsa. Il mister dice che è difficile ora sostituire Tentardini, ed è vero. Che Di Matteo è importante, solo in questo non riesco a capire, ma non gli si può far tirare il fiato? Noi ne abbiamo parlato in più di una circostanza, non solo del cambio a sinistra, anche di altri. Però poi facciamo arrabbiare Francesco e quindi mi tratta. Ho provato anche a stuzzicarlo un po' su Di Matteo, il mister nel pregara della partita contro la Virtus Francavilla, però lui ne è uscito abbastanza bene. Il discorso è, sì, Tentardini sta facendo molto molto bene, è chiaro che prima o poi anche lui dovrà tirare un po' il fiato, tra l'altro mi sembra che insieme a Lewandowski è l'unico che ha giocato finora tutti i minuti di tutte le partite fino a qui giocate, quindi è uno degli stacanovisti insieme a Lewandowski della squadra. Di Matteo è più di un anno che non vede il campo dopo la rottura del tendine d'Achille destro della scorsa stagione. Io credo che se non dovesse trovare spazio, siccome è a scadenza, non escludo che a gennaio magari possano intraprendere lui e la società discorsi di un addio anticipato, ecco. Ma adesso immagino, sempre io vado per ragionamento non sapendo nulla, ecco. Non lo so, ma io magari Di Matteo, mettendomi nei panni di Matteo, dopo un anno e un mese ormai da un infortunio, ho voglia di tornare in campo anche per vedere come sto effettivamente, non solo negli allenamenti, e magari provo ad andare a giocare altrove se qui non trovo spazio, ecco. Poi certo, dall'altra parte bisogna vedere anche il Teramo cosa ne pensa. Intanto Maurizio mi dà una notizia del gol di Darmian, e Maurizio ti voglio bene, sappilo, con tutto il mio cuore. Mi fai vedere però adesso, devo chiedere una cortesia, il messaggio di prima che hai appena mandato, perché cioè niente meno che Darmian su assist di Gagliardini, pazzesco. Ciao Jacopo e ciao agli ospiti, chiedo scusa ma che voi sappiate, si sta tentando di preservare i nostri pezzi forti con ritocchi e prolungamenti di contratto tra i vari di Akite, Pacio, provare a trattenere Di Francesco, grazie. Volevo dire che Soprano anche a Francavilla non ha brillato, secondo me non si è firmato, ma secondo me si chiama Davide, credo, perché Davide ha sempre il focus su Soprano, magari mi sbaglio e non è lui, però... che voi sappiate, insomma, sì, è Davide, Maurizio, sì. Che voi sappiate, si sta provando a trattenere i pezzi forti e poi ci sono ritocchi e prolungamenti. Secondo me sui ritocchi la vedo complicata a gennaio, Ve lo dico proprio in estrema sincerità. Sui ritocchi pesanti a gennaio la vedo complicata. Sui prolungamenti, secondo me, probabilmente, correggetemi se sbaglio, si può pensare di... forse vendere, non dico subito a gennaio, ma alla fine di quest'anno. Sbaglio, Ania? No, a gennaio la vedo complicata, a meno che non arrivi un'offerta irrinunciabile. Però da giugno in poi, per esempio, per un profilo come Diakité ci sono a quanto pare già diverse squadre interessate, si fa nome anche del Napoli che lo stia seguendo. Però poi bisogna vedere quanto effettivamente si incontrano gli interessi. Adesso faccio il nome del Napoli e del Teramo, cioè quanto il Napoli magari è disposto ad andare incontro alle richieste del Teramo e quanto il Teramo insomma riesce a essere d'accordo con l'offerta del Napoli, cosa che non è successa in estate, per fare un esempio un po' più concreto, né con Santoro, né con Viero, né con Piacentini, perché alla fine quello che è stato offerto era troppo poco secondo il Teramo rispetto a quello che invece il Teramo giudicasse, come giudicava il valore dei giocatori, ecco. Allora ragazzi, vi faccio vedere, entriamo un po' nell'angolo tattico, che so che magari a qualcuno piace, qualcuno lo odia, ma insomma,
ma può dare degli spunti interessanti. Siccome abbiamo parlato degli attaccanti, del fatto che probabilmente il Teramo davanti qualcosa soffre, però vi faccio vedere che poi in realtà un altro attaccante contro cui il Teramo ha giocato domenica non ha segnato, ma vi faccio vedere quanto è stato importante per indirizzare nel primo quarto di gara la partita verso la parte pugliese, perché ricordiamoci sempre che il primo quarto di gara e anche la prima mezz'ora di fatto sono stati solo Virtus Francavilla, grazie anche a questa cosa qua. Guardate i movimenti di Perez, questa è una giocata studiata, ovvero l'esterno e Perez che porta sempre, e lo vedrete in più di una circostanza, a destra, a sinistra, centralmente, porta sempre fuori zona Piacentini. Ha fatto tantissime volte questo movimento dell'asico, questo è gol. Guardate dov'è Piacentini e guardate quindi che voragine si crea nel momento in cui Tentardini non riesce a stare dietro a Di Cosmo. Poi andiamo avanti con la macchia, però insomma da Andrea volevo capire se avevi notato questa, è vero che è un attaccante che conosciamo bene, Leonardo Perez, che ha giocato anche a Giulianova qualche stagione fa, però è un attaccante che magari segna ma non tantissimo, però guarda quanto movimento fa e quanti spazi apre per i compagni di squadra. Beh, lui è una evoluzione rispetto a Pinzauti. Perez nel Teramo sarebbe titolare a occhi chiusi con questo parco attaccanti. Se metti Perez nel parco attaccanti del Teramo è titolare, ripeto, occhi chiusi, perché oltre a fare il lavoro che hai fatto vedere, spalle alla porta, un giocatore prestante, ha anche una discreta tecnica e poi vede anche la porta, perché i suoi gol li fa sempre. Quindi non ho dubbi che quando, ecco, diciamo che Teramo ha anche margini di miglioramento e si potrebbe migliorare l'attacco, Perez è un'evoluzione, un upgrade rispetto a Pinzauti, perché il gol è molto merito suo, oltre che di quello sprint di Di Cosmo, ma lui ha portato fuori i Piacentini, ha aperto un varco nel quale Di Cosmo si è guarda qui, si è qui si porta dietro Di Achite, l'ha fatto con Soprano, io l'ho un po' rivista la prima parte della gara, è stato veramente, si è portato dietro tutti gli interpreti della difesa del Teramo, tutti e infatti quattro. Appunto, lui ha, ecco, rispetto a Pinzauti vede meglio la porta, ha qualità tecniche probabilmente migliori, ha lo stesso tipo di generosità, magari anche un po' più di cattiveria, quindi come posso dire, non parliamo di un fenomeno di attaccante ma di un signor attaccante di Serie C che gioca in una squadra di medio-basso livello, e c'è margine quindi per poter fare anche una discreta pesca senza, diciamo così, costi esorbitanti. Francesco, l'avevi visto, l'avevi notato durante la partita, che so che l'abbiamo vista, diciamo, quasi al telefono, ma te da una parte, io dall'altra. L'hai notato questo? Il particolare di tutte le giocate, no. L'evidenza che Perez stava giocando molto bene, sì, ha tutte le qualità che giustamente ha ricordato Andrea. C'è da aggiungere anche l'esperienza di Perez, che Pinzauti non ha. Il Pinzauti di questa stagione, dalla prima giornata a oggi, credo che sia cresciuto molto, e per impegno e per determinati movimenti, determinate giocate. Questa comunque è sicuramente una giocata, come abbiamo detto altre volte noi, di quelle del Teramo, questa provata più volte in allenamento. Poi c'è da dire che quando dobbiamo elogiare i giocatori, bravissimo Perez, bravissimo nell'inserimento di Cosmo, Tentardini un tantinello in ritardo, l'altro difensore centrale in ritardo, in questo caso Soprano, o comunque non posizionato già in partenza sull'azione, e poi dall'altra parte quello che ha fatto il gol era completamente solo. Poi ci vogliono tante componenti, ma la preparazione dell'azione c'è. Ripeto, Perez è un giocatore che in questa categoria ci sta molto molto bene, ha grande esperienza, cosa che Pinzauti ancora non ha, ma che sta dimostrando di poter migliorare giornata dopo giornata. Poi magari Pinzauti non diventerà mai un goleador, se per goleador intendiamo i giocatori che vanno dagli 11-12 gol, quindi o 10 in doppia cifra, fino ai 17-18 a stagione. Certo. Non è che ce ne siano ormai molti
soprattutto tra i novelli, tra i nuovi bomber. Senti, a proposito di gol, ti faccio vedere una cosa che avevamo già fatto vedere domenica durante l'Abruzzo del pallone, proprio a caldo, la somiglianza invece del gol del Teramo di domenica, sì, con quello visto, di... Visto domenica sera che ne parlavate. Anche questa è un'azione studiata, però. Sì, sì, questa sì, sicuramente è una giocata provata più volte. È fatta veramente bene. L'altra volta è stato Ilari e stavolta di Francesco. Oh, il ritorno, esatto. Il ritorno di Ilari ti rende un po' più sicuro per Teramo Vibonese? Sì, anche se Di Francesco non ha risposto bene alla chiamata, tra l'altro ha fatto pure gol, quindi quando il giocatore fa gol già grossi meriti. Questo è il gol di Ilari in casa, sono le due giocate si rassomigliano molto. Io vorrei ricordare che nel secondo tempo il Teramo è stato padrone assoluto del campo e che per quello che ha fatto, riconoscendo la prima mezz'ora di partita di ottima gara alla Virtus Francavilla, poi però in tutto il secondo tempo il Teramo ha tenuto il pallino del gioco e se vogliamo avrebbe anche meritato la vittoria. Comunque conforta che nel secondo tempo il Teramo ha controllato la partita, ha fatto la partita, ha giocato bene, ha tenuto palla, ha tenuto l'iniziativa, le ha provate tutte. Poi non è sempre facile vincere. Assolutamente. Ragazzi, noi ci stiamo per fermare per la primo break pubblicitario, poi tra un po' torniamo e abbiamo tantissime cose di cui parlare, poi ovviamente ne parleremo. Con Diakité Perez non ha toccato più palla, complimenti a Paci, ed è vero. Post scriptum Darmian, meglio di Cafu, saluti da Checco, che saluto, che ringrazio, che con un occhio da una parte su di noi, con l'altro sulla Champions League, anche se tecnicamente non gli interessa. Prima di andare in pubblicità però, perché al rientro avremo, e gli do la buona serata, lo ringrazio, il presidente della Lega Pro Francesco Ghirelli. Buonasera presidente. Buonasera. Ci fermiamo per la pubblicità presidente, resti qui con noi, al rientro parliamo con lei di tanti tanti argomenti, a tra poco. Eccoci rientrati, seconda parte di Proteramo, e allora do di nuovo la buona serata al presidente della Lega Pro Francesco Ghirelli, ovviamente lo ringrazio per essere con noi, così come ringrazio l'ufficio stampa della Lega Pro. Allora presidente, le chiedo, domanda a bruciapelo, come sta la Serie C, visto che questo è un mese, quello di dicembre, che ci porta sia ad un Natale particolare, ma ci porta anche a tante scadenze, come sta la Serie C? Io credo che abbia reagito molto bene, meglio di tutti, di come si potesse pensare. Prima di tutto per il sacrificio e l'impegno che hanno messo i presidenti dei club, stanno pagando un prezzo pesante dal punto di vista finanziario, dal punto di vista dell'organizzazione, per il protocollo sanitario, però mi sembra che complessivamente tiene la Lega Pro. Nelle ultime giornate è andata migliorando anche la situazione dal punto di vista di Covid-19. Domenica è stata la prima domenica dopo alcune settimane, le ultime, che era in fase di miglioramento, si vedeva dai dati. Domenica non c'è stata nessuna partita rinviata. Auguriamoci che possa andare avanti. Avremmo bisogno di un intervento di sostegno da parte del governo e del Parlamento. Questo stenta ad arrivare. A proposito del sostegno, lei nelle ultime ore ha ribadito il concetto della necessità del credito d'imposta sulle sponsorizzazioni sportive. Possiamo rivedere anche con la grafica quelle che sono state le sue dichiarazioni, magari per chi non le ha lette, sono molto preoccupato. Il credito d'imposta sulle sponsorizzazioni sportive è stato approvato ad agosto e ad oggi ancora non c'è il decreto attuativo. Dobbiamo correre ai ripari, il governo concede un'estensione del credito d'imposta al 2021, mi auguro che l'emendamento venga sostenuto e approvato, sarebbe un segnale importante. Quanto importante per questo movimento?
Ma importante perché interviene in uno dei settori che ha subito la maggior parte della crisi, cioè le sponsorizzazioni, perché le aziende sponsor pagano da un lato il fatto che le loro aziende sono in crisi, quindi hanno difficoltà di sponsorizzare, paga il fatto questa situazione, si paga il fatto che anche i contratti in essere stentano ad essere rispettate le scadenze appunto per la crisi, e poi il fatto che gli stadi siano vuoti, che non ci siano gli spettatori, è evidente che determina un problema dal punto di vista, diciamo, della appetibilità del poter sponsorizzare. Oggi, stasera, il decreto, le ultime notizie sono che il decreto è transitato dall'economia, è tornato allo sport, domani va al Consiglio di Stato per l'ultimo passaggio, però è lungo, siamo a dicembre, è evidente che noi sosterremo con tutta la nostra iniziativa l'emendamento che ha presentato il parlamentare Andrea Rossi, che ha posto la questione di allungare il credito dal punto di vista della tempistica al 2021 e in un incremento rispetto ai 90 milioni di altri 45 milioni. Se avvenisse questo, allora potremmo tirare un po' di respiro, se no altrimenti è veramente dura. A proposito di situazioni di difficoltà, a metà dicembre ci sono le scadenze che riguardano per esempio gli emolumenti. Ecco, il presidente della Lega Pro si aspetta molte defaillance, chiamiamole così? No, perché come ha già dichiarato il presidente dell'Associazione Italiana Calciatori, lo stesso dato risulta a me, già la stragrande maggioranza della Serie C nel corso di queste settimane, in questi mesi, ha già pagato, quindi rispettando questa scadenza, quindi ritengo che non ci dovrebbero essere particolari problemi. Mi preoccupano alcune società, ma questo dipende non solo dalla scadenza, ma dalla situazione in generale. Presidente, le chiedo quanto siamo stati vicini, anche magari sul suo impulso, a un po' il modello di quello che ha fatto la Serie D, cioè ad una pausa del campionato per permettere i recuperi? Ma guardi, questo noi non abbiamo avuto problemi dal punto di vista dei recuperi, perché abbiamo programmato tutti i recuperi, certo determinano una pesantezza dal punto di vista del calendario, però questo è recuperato. Il nostro problema era vedere come sarebbe andata la curva epidemiologica del paese e verificare che cosa ne poteva succedere, cosa poteva succedere all'interno delle squadre di calcio. Questa era la preoccupazione. Se ci fosse stato o se ci dovesse essere, perché fin quando non usciremo questo elemento comunque rimane in piedi, una situazione dal punto di vista epidemiologico seria, allora bisognerebbe pensare. Se il paese in sostanza si dovesse fermare per scelta delle autorità sanitarie e governative, è evidente che il calcio lo seguirebbe. Al momento attuale, diciamo, questa situazione è da sotto osservazione, presenta le difficoltà che abbiamo, però è evidente che dobbiamo andare avanti, perché tra gennaio e febbraio, augurandoci che la situazione non peggiori, però ci sarà l'incrocio tra Covid e influenza, e quindi avremo una situazione che potrà presentare ulteriori elementi di rischio. Oh, prima di andare al giro di domande per il Presidente, partiremo da Ania, vi faccio vedere quelli che sono i recuperi, per esempio, visto che ne ha parlato il Presidente, nel girone C di domani sono 4 e li vediamo, riguardano la 12ª giornata, Potenza Avellino, la 10ª con Casertana Vibonese e Catania Bisceglie, e l'8ª giornata la gara tra Palermo e Viterbese. Tenete conto che le squadre che hanno meno partite in questo girone sono proprio l'Avellino e il Bisceglie, che peraltro devono anche tra i vari recuperi scontrarsi tra di loro, hanno 3 partite da recuperare, lo faranno tra domani il 9 e il 16
di dicembre. Ania, una domanda per il Presidente, poi Andrea, poi Francesco. Sì, buonasera Presidente, prima di tutto. Le volevo chiedere, nei mesi scorsi si è parlato molto di un progetto di riforma della Lega Pro, prima come una sorta di B2, poi si è parlato invece da indiscrezioni di una Lega Pro unica, insomma una Lega Pro Elite per così dire, aperta a 20 squadre. Effettivamente cosa c'è di vero, a quale progetto di riforma si sta lavorando e quando magari ci sarà questa riforma? Allora, quando qualcuno ci deciderà, adesso la dico in maniera scherzosa ma in realtà lo penso fortemente, quando qualcuno prenderà i presidenti di Lega e delle componenti, come una volta si fece in un concistoro per eleggere il Papa Viterbo, Lega, vengono questi presidenti messi intorno a un tavolo, la chiave di quella stanza viene buttata dalla finestra, e si obbliga a ragionare intorno a un progetto di riforma, un progetto di riforma che deve uscire dalle logiche sino ad oggi percorse, cioè nel senso che il progetto di riforma deve essere del sistema calcio italiano. Sino ad ora si è parlato di ipotesi le quali non hanno una grandissima credibilità. L'ultima è stata questa vicenda che non credo approderà nemmeno in Consiglio federale da parte della Serie B su 21 squadre, eccetera. Bisogna che ragioniamo a sistema. Il calcio italiano ha bisogno rapidamente di andare a una riforma e prima di tutto noi, non partendo dai numeri, perché mai dalla mia esperienza, che è dal 93 che sono nel calcio, mai si è fatta una riforma partendo dai numeri. L'unica autoriforma che si è compiuta l'abbiamo fatta noi. Nell'11-12 applicata nel 14-15 siamo passati da 90 a 60 club e non abbiamo risolto molti problemi. È stata una scelta illuministica giocata tutta all'interno, lo dico in senso positivo, non negativo, però bisogna ragionare a sistema. In sostanza, qual è la mission di ogni campionato, qual è la sostenibilità economica e quali sono le regole. Al termine di questo discorso, logicamente, può scaturire anche il problema dei numeri, cioè dei numeri di ogni singola Lega. Andrea. Buonasera Presidente, quanto l'ha fatta arrabbiare la Lega di B con questa sorta di fuga in avanti, la richiesta della rimodulazione delle retrocessioni, questo format che si vorrebbe a livello dispari di numero per il prossimo anno? Lei, se non sbaglio, poi ha replicato, bisognerebbe fare riforme di sistema, ma insomma c'è qualche difetto di comunicazione tra le leghe? Beh, io guardi, se parliamo di comunicazione, quando mi sono permesso di bloccare il campionato Primavera 3, ho prima telefonato ad Alpino, presidente della Serie A, e a Balata, ed era un problema non certo di riforma di campionati, però mi sembrava giusto che essendoci un collegamento io li sentissi. Quindi in quel caso ho alzato il telefono, la comunicazione ha funzionato. Credo che in questo caso la comunicazione non sia arrivata a nessuno, né al presidente Gravina, al presidente di Federcalcio, che forse doveva essere il primo ad essere informato, né agli altri. Io non mi sono arrabbiato per la proposta, che la proposta non ha una grande chance di esserne discussa, perché se andate a vedere in realtà quella proposta non va a intaccare nemmeno le retrocessioni, perché le promozioni, perché parla di 3 retrocessioni e di 4 promozioni. Vuol dire che quest'anno è 21, il prossimo anno è 22, quell'altro dopo è 23, poi 24, 25. Perché mi sono arrabbiato? Per il ragionamento che ho fatto prima. O si ragiona insieme e non è materia di in cui ognuno guarda dal buco della serratura il suo problema, oppure per motivi elettorali, e si comincia a ragionare veramente a sistema nel calcio italiano, o se no ogni processo di riforma non va avanti. Guardate quante riforme sono state fatte,
di riforme del campionato in questi ultimi 50 anni, una, quella della Lega Pro, da 60 a 90, pagando tutto per intero noi il prezzo di quella autoriforma, perché non cambiamo, proprio per non, perché abbiamo proceduto da soli con il Consiglio federale, né cambiamo le promozioni né le retrocessioni. E questo però non è che abbia portato moltissimo. Francesco, per il Presidente. Presidente, buonasera. Uno dei problemi del calcio italiano credo sia la mancata proprio collaborazione, intesa tra le tre leghe, la Lega A, la B e la C. E quindi le chiedo, si arriverà mai ad avere aiuti economici, concreti, forti per le squadre di Serie C, sotto forma ovviamente di contributi come ci sono in Serie A e in Serie B, perché la Serie C chiede collaborazione con le altre due leghe, la B, e quindi di riflesso si lamenta, la B si lamenta della Serie A. Mi verrebbe da chiedere, mi scusi, dov'è il marcio? Forse la risposta è nella domanda, perché la borsa grossa degli aiuti economici come televisioni e tutto il resto della Serie A, in Serie A non la vogliono aprire a scapito della B e a scendere della C, o no? Sì, io, come lei forse si ricorderà, circa un mese e mezzo fa ho scritto al presidente della Serie A, che sta, tra le altre cose, sta lavorando molto bene in Serie A per provare di portare fuori il calcio di Serie A dalla difficoltà che ha. Ho scritto sulla base dell'esperienza della Premier League. La Premier League ha dato un contributo consistente alle leghe sottostanti in un momento di grande difficoltà. E credo che questo debba funzionare. Ma io non chiedo un intervento, diciamo, assistenzialistico, tiriamola fuori dalla politica un termine. Certo. Io vorrei che in quel tavolo che ho descritto, un po' in una, l'ho fatto un po' colorito, però a dire la verità la penso esattamente in quel modo. Se qualcuno non ci chiude in una sala a discutere, difficilmente si troverà una soluzione. Se si riesce, se si troverà una, si deve trovare una soluzione. Cioè, in sostanza, la Serie C che deve fare? Che serve per la Serie A e la Serie B? Che cosa deve fare la Serie C? Io ritengo, per esempio, che la Serie C deve essere la formazione dei talenti giovani del calcio italiano. Cioè, la prima formazione dei talenti professionistici giovani, per far crescere le forze nuove del calcio italiano. Allora, serve questo? Se serve questo, e serve alla Serie A, serve alla Serie B, serve al calcio italiano, allora bisogna ragionare quali maestri servono, che scuole servono, quali strutture servono, che finanziamenti servono. Facciamo una prova per un arco di anni, vediamo se funziona, e se non funziona torniamo indietro. Ma questo è il meccanismo col quale dovremmo misurarci. Poi, Presidente, mi scusi, è un programma ambizioso, interessante, da incoraggiare, ma mi viene subito da dire, parliamo per un istante proprio da tifoso, che alla Serie A e alla Serie B, ma soprattutto alla, non gliene frega proprio niente di un programma, secondo me, così futuristico, così utile poi al calcio italiano, che sarebbe interessante realizzarlo. Ma vede, il problema poi, io mi auguro... Il problema sono i presidenti di Serie A, Presidente, lei lo sa meglio di me. No, lo so, ma a un certo punto si dovranno rendere conto che il calcio italiano rischia di perdere competitività e sta perdendo competitività con gli altri. A differenza del lavoro che stanno facendo da un lato il presidente Gravina e principalmente Mancini, l'allenatore, che in questi ultimi anni hanno puntato sui giovani, e la nazionale italiana è in ripresa.
Allora che cosa vuol dire? Vuol dire che noi dobbiamo insistere in quella direzione da questo punto di vista. Io conto molto che, superata questa fase, diciamo, elettorale, questi mesi, due mesi, tre mesi che ci accompagneranno, poi con la presidenza, appunto, mi auguro, di Gravina, si possa veramente andare ad una riforma del calcio italiano. Presidente, prima di salutarla davvero, una domanda flash, riprendendo un po' le sue parole. Lei ha parlato di Serie C come fucina di talenti da crescere, però è indubitabile, io stavo facendo un po' una carrellata veloce tra i tre gironi, Vercelli, Carrara, Livorno, Piacenza, Padova, Perugia, Cesena, Modena, Terni, Bari, Avellino, Foggia, Palermo, Catania. Insomma, queste sono piazze che probabilmente sono, non lo so, provo a buttarla lì, un po' troppo grandi per essere solo fucine di talenti da mandare in Serie B. Perché poi le promozioni sono quelle che sono quattro. Sì, ma guardi, non è un problema. Io le faccio un altro paragone. In Europa le squadre che dominano dal punto di vista europeo la Champions League, l'Europa League, molti giocano con ragazzi di 18 anni. Mi spiegate perché in Italia un giovane ha 24 anni, ha 25? Evidentemente c'è un problema da questo punto di vista del calcio italiano, che deve invece mettere in campo e avere il coraggio di mettere in campo i giovani. Fra qualche giorno noi renderemo pubbliche le statistiche della presenza dei giovani nella Serie C di questi mesi. È cresciuta molto, con grande qualità, e questa è la strada su quale andare. Presidente, io la ringrazio per essere stato con noi, ci ha chiarito molti molti aspetti e speriamo, insomma, di ritrovare nel 2021 una Lega Pro ancora più bella, ancora più forte di quanto già non lo sia, malgrado le difficoltà. Grazie Presidente per essere stato con noi. Grazie a voi, arrivederci. Grazie. Arrivederci. Grazie al Presidente della Lega Pro, Francesco Ghirelli. Innanzitutto... Jacopo, scusa. Sì, Jacopo, scusa, per restare in tema. Andrea, com'è che si chiama quel giocatore che ti ho chiesto ieri sera quando parlavamo del campionato? Shamudorov. Shamudorov. Ecco, appunto. Devo fare una correzione ex momento, ma in Serie C uno meglio di Shadurov, Falag, Popov, Kakov, come si chiama? Non esiste? Kakov. Falla a prendere, dai avanti. Non è male Shomudorov, è un buon giocatore Shomudorov, non è male. Ma non lo so, è male come è giocatore, male. Ma di tecnica, forza fisica. Prendo sai di che nazionalità è? Visto che ieri sera glielo ha chiesto, ti sei informato? No, non lo so, che ne so. È uzbeko. Oppure quale devo sapere? È uzbeko. Vedo un po', a quanti milioni di italiani sanno l'Uzbekistan dove si trova? Io l'ho preso come spunto ieri sera e anche adesso dal cognome strano, dal cognome forte, diverso da quelli proprio prettamente europei, per dire che forse in B e in C tante volte ci sono molti giocatori rispetto a molti degli stranieri che vengono che potrebbero far parte di un organico. Certo. Ma facciamo come con il Teramo. Il Teramo c'ha 4, 5, 6 giocatori in banchina che forse non arriveranno mai a essere, diciamo, giocatori di B o titolari in B, però in un organico di 20 giocatori questi ci possono mi riferisco fare. A quelli del Teramo, ma come quelli del Teramo ce ne sono tanti in Serie C, credo che in un organico ci stanno bene, e quindi invece andare a prendere tutti questi tanti stranieri inutili, come ci dice la storia degli ultimi campionati, forse si potrebbero prendere dei giovani in Italia e provare a farli migliorare e crescere. Se poi però mi dite che c'è il rovescio della medaglia, così mi faccio domande e risposte, i procuratori, i contributi, il giocatore che si accontenta di meno, e altro che se dico ma posso prendere pure qualche denuncio querela, allora c'è tutto, va bene. Tanto ha pareggiato Plea a Mönchengladbach, era tutto troppo bello per essere vero, però ha fatto tutto Lazzaro su assist di Lazzaro, beh certo, ovviamente non ci facciamo mancare
davvero Jacopo, mai nulla. Jacopo, mi dispiace per te, ma l'hai sentito come ho detto? Ania l'ha sentito? No, non ho sentito. Ho detto sì, signore, ti ringrazio. Grazie, ti ringrazio, sei sempre gentilissimo. Però mi dispiace per te, sì. Che devo dire? E poi ci sono tanti altri interessi che non mi dispiace. Certo. Qualcuno già l'ho individuato. Bravo! Andiamoci a vedere il calendario che ci aspetta da qui a Natale, non solo per il Teramo, ma anche per le sue avversarie. La volata, la strada per arrivare a Natale, eccola qua. La Ternana, che è l'unica delle big che avrà il turno di riposo proprio a ridosso della sosta natalizia, in casa lo stadietto e in casa l'aereo è ovviamente in trasferta. Ah, è uno stadietto, da qua mi sembrava che era una torta con le candeline. No, non è una torta, no. È uno stadio, è uno stadio. Avrà in casa il Bisceglie, andrà ad Avellino e chiuderà di fatto il suo 2020 in casa con la Turris, perché poi, come vedete, avrà il turno di riposo. E quindi è l'unica che giocherà tre partite delle grandi, di quelle che sono in vetta al campionato. Per il Bari, trasferta a Pagani, doppio impegno interno con Vibonese e Avellino, trasferta difficile, molto difficile, soprattutto con questo Palermo a Palermo poco prima di Natale, due giorni prima di Natale. Per il Teramo, partita in casa con la Vibonese, trasferta a Torre del Greco, per niente facile, partita in casa contro la Cavese, e poi, prima di Natale, trasferta a Bisceglie, con il Bisceglie che avrà giocato tutti i recuperi, quindi sì. Tre vittorie e un pareggio. Tre vittorie e un pareggio. La Turris, che avrà la trasferta di Catanzaro, e infatti il Catanzaro che dopo vedete ha la Turris in casa. Poi la Turris riceverà il Teramo, come avete già visto. Calendario complicatissimo per la Turris, perché poi va a Terni e gioca in casa contro la Cavese. Per il Catanzaro, gara interna contro la Turris, trasferta a Bisceglie, gara in casa contro la Juve Stabia, trasferta a Catania. Andrea, probabilmente la Turris è quella che ha il calendario più difficile da qui a Natale. Sì, invece il Bari potrebbe forse rosicchiare qualcosa, perché l'Avellino ha steccato un po' troppo ultimamente, avrà il match interno contro la Ternana, conoscendo Braglia, insomma, la preparerà in un certo modo e non vorrà steccare quella partita. Quindi la Ternana, che ora ha anche Falletti fuori per qualche tempo, potrebbe non vincere ad Avellino e il Bari potrebbe approfittarne. E chiaramente ne può approfittare anche il Teramo, che insomma ha un calendario in casa assolutamente abbordabile, soprattutto se il Teramo replicherà le prestazioni fatte da inizio stagioni, praticamente perfetta la squadra di Pazzi. Ma io direi anche fuori, perché comunque sì, c'è la trasferta di Torre del Greco, però c'è anche quella di Bisceglie, che non è impossibile. Sì, non è impossibile, però comunque con la Turris classifica la mano, una sorta di scontro diretto, e la Turris si sta dimostrando squadra comunque ostica. Quindi insomma è un calendario che può permettere, è al Bari, che giocherà con l'Avellino ma in casa, e al Teramo di rosicchiare qualcosina alla Ternana. Se la Ternana esce fuori senza aver perso punti da questo ciclo, beh, insomma, non dico che sarebbe ipotecata la vittoria, ma sarebbe un altro segnale molto forte. Eh sì, Ania, come l'affronterà il Teramo la Vibonese? Ovviamente non ti chiedo la formazione, però domani il Teramo torna ad allenarsi, perché fa sempre lunedì, riposo martedì e poi il mercoledì riprende, torna Ilari dopo la squalifica, e quindi potremmo vedere con la Vibonese il Teramo tipo? Penso di sì, per come me la sono un po' immaginata io la formazione, vedo soltanto due maglie in ballottaggio, devo essere sincera, due maglie in dubbio, ecco, sulle 11 a disposizione, perché la difesa non credo che ci siano molti dubbi per quello che ha fatto vedere finora Paci con il rientro di Lasi, che credo partirà titolare. La difesa penso che sia fatta. Non so chi tra Soprano e Piacentini alla fine giocherà, ma penso alla fine che sarà Piacentini a spuntarla su Soprano per far coppia con Diachité. Santoro e D'Arrigoni non li metto neanche in discussione, perché finora insomma hanno sempre dimostrato di fare bene, e comunque Paci di farci affidamento. Io vedo un po', a parte Ilari, dietro
credo Pinzauti, quelle due maglie vicine un po' in dubbio. Ci sono secondo me quattro giocatori per due maglie che si giocano appunto due posti da, da titolare, cioè Bombaggi, Mungo, Costa Ferreira e Di Francesco, togliendo per un attimo Kappa, che nelle ultime uscite è andato un po' così così, ecco. Però questi quattro secondo me si giocano a due maglie, con Bombaggi che credo che comunque sia in pole sicuramente per una di queste. Francesco, non prendere ovviamente come, come scusa il fatto dell'omonimia a livello di cognome, tu Di Francesco domenica lo faresti giocare? Partita in corso sì, dall'inizio Ilari, Bombaggi e Costa Ferreira, ho l'occasione di rimettere i titolari, le pedine al proprio posto, ci sono delle gerarchie. Era una domanda a trappola, perché se mi avessi sì, risposto sì. E davanti secondo me Pinzauti o Bonino, bisognerà vedere in settimana come la vede Paci, per il resto come diceva Ania. No, sai perché era una domanda a trappola? Sai perché era una domanda a trappola? Perché se tu mi avessi risposto di sì, allora io ti avrei ritirato fuori il discorso di come? Allora possono giocare le alternative dal primo minuto. Invece te sei stato coerente con quello, non avevo dubbi, con quello che pensi. Come un clima di allegria. Detto, quando un giocatore, e io sono di parola e sono onesto, tu avevi detto settimana scorsa, un giocatore fa una buona partita, magari anche segna, e poi ritorna in panchina perché torna il titolare. Quindi ti devo dare atto. Era una domanda trappola. Anche perché Costa Ferreira, se trova la migliore condizione fisica e mentale, Costa Ferreira è un giocatore che in questa categoria può fare la differenza anche con una sola giocata, al di là della continuità che tutti si aspettano. Stesso discorso per Bombaggi: per rivedere il miglior Bombaggi deve solo giocare, magari potrà giocare un'ora fino al quindicesimo, ventesimo del secondo tempo. Stesso discorso per Soprano: se dovesse decidere di dargli un turno di riposo, visto che ha giocato sempre da quando era entrato, è ovvio che Piacentini e Giacchitè la coppia centrale, perché mi sembra, certo, che l'abbiamo certo visti all'opera. Lasic domenica è rientrato ed è andato bene, molte, quindi gli 11 secondo me sono quelli, a meno che in settimana vede bene Soprano, allora conferma Soprano, se no come diceva Ania, Pinzauti, sì, Piacentini e Giacchitè dietro. Io davanti credo che ci sia il ballottaggio tra Pinzauti e Bonino, anche perché Bonino, per fargli avere la migliore condizione, più gioca e meglio è, magari non un'intera partita, perché forse i 90 minuti non li ha ancora nelle gambe, come si suol dire. Recuperi di domani li abbiamo già visti, li riassumiamo ancora una volta per chi li abbia persi, sono quattro, domani una specie mezza giornata di campionato praticamente. Per la 12ª giornata si recupera Potenza Avellino, per la 10ª Casertana Vibonese, quindi la Vibonese avrà anche un turno infrasettimanale, e Catania Bisceglie, e per la 8ª giornata Palermo Viterbese. E invece poi, Maurizio, ti chiedo l'ultimo sforzo. Il prossimo turno di campionato, ovviamente partendo da sabato con Paganese Bari, poi Catania Cavese, Foggia Palermo, Potenza Viterbese, Teramo Vibonese, che seguiremo, ve lo anticipo, domenica pomeriggio con diretta stadio, ovviamente dedicata all'unica abruzzese in campo, Ternana Bisceglie alle 17.30, Catanzaro Turris, Virtus Francavilla Avellino, e il lunedì alle 21 Casertana Monopoli. Questa settimana riposa la Juve Stabia. Grazie ragazzi! Un saluto a tutti e tre. Grazie. Ciao. Io saluto voi, saluto Maurizio Daguin in regia, saluto voi che ci avete seguito anche questa sera. Proteramo torna martedì prossimo, sempre in diretta alle 21 su TV6, canale 14 del Digitale Terrestre. Buonanotte.